Nel corso della notte, oltre 250 poliziotti e la squadra mobile di Catanzaro, con in concorso il Servizio Centrale Operativo e Reparti di Rinforzo, hanno arrestato 48 persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della DDA del capoluogo calabrese, diretta da Nicola Gratteri, a carico di altrettante persone accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso. Nascita in Calabria, si raggiunge anche qui picchi record negativi, ma qui è la crisi conclamata che influenza. 10 famiglie colpite dall'alluvione perdono anche il lavoro e una delle tante piaghe che il maltempo della settimana scorsa ha realizzato. Siamo ad Ardore. Africo comincia male l'avventura Bruzzaniti, per mancanza di democrazia si dimette la minoranza. Roccella Porto, sentenza della TAR, legittima l'acquisizione del comune. Nessun ferma lo sviluppo dello scalo, si dice all'interno dell'amministrazione civica guidata da Certomà. Benvenuti al giornale della mia operazione di questa notte, che ha visto coinvolti 250 poliziotti della squadra mobile di Catanzaro, con il concorso del Servizio Centrale Operativo e Reparti di Rinforzo. Hanno arrestato 48 persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP su richiesta della DDA del capoluogo calabrese, diretta da Nicola Gratteri, a carico di altrettante persone accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso. Sono 46 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dalla squadra mobile di Catanzaro insieme allo SCO nell'ambito dell'operazione diretta dalla DDA denominata Borderland contro la cosca Trapasso dell'Andrangheta. Due delle persone destinatarie dei 48 provvedimenti restrittivi infatti risultano al momento irreperibili e vengono attivamente ricercate. All'operazione hanno partecipato oltre 250 poliziotti della squadra mobile di Catanzaro con il concorso del Servizio Centrale Operativo e Reparti di Rinforzo. La richiesta viene dalla DDA del capoluogo calabrese, diretta da Nicola Gratteri, a carico di altrettante persone accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso. Agli arrestati, oltre all'associazione mafiosa, vengono contestati reati di estorsione, detenzione e porto abusivi di armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di beni, reati tutti aggravati dalla modalità mafiosa e dalle finalità di avvantaggiare l'organizzazione criminale oggetto delle indagini. Sono stati sequestrati inoltre beni ed imprese riconducibili agli indagati. Dalle investigazioni, secondo quanto ha riferito la polizia, sono emersi gli interessi delle cosche con solidi legami con le cosche regine e vibonesi, oltre che con quelle crotonesi, sulle attività economiche della zona, con riguardo particolare a numerosi villaggi turistici, ad una fiorente attività di esercizio abusivo del credito e di usura e ad una capillare pressione estorsiva sugli imprenditori, talvolta concretizzatesi nell'acquisizione di beni delle vittime da parte dell'organizzazione criminale. Si è poi evidenziata l'infiltrazione da parte del sodalizio in apparati politico-amministrativi locali. Queste sono tutte, diciamo, tutte managevole, capito? Ragazzi che sono loro, capito? Sì. Ah, ogni giorno sto rapparando un calcio scommessa. Sì. Ah, copano. Quando regoliamo che ci intromessi, abbiamo ci vogliamo. Quindi sei conosciuto il paese? Diciamo il paese lo comandiamo noi. Mettere a capire c'è la legge che ha un mestiere e non ha un mestiere, non c'è la legge, è la legge. Tu pensi con la legge non è che vai molto d'accordo? No, adesso è console. Fine settimana si vota, c'è il referendum, ci si prepara, anche noi lo facciamo, alternando ragioni del sì e ragioni del no, con le assemblee, convegni, dibattiti che sono in corso in Calabria. Andiamo alle ragioni del sì. Alle fasi finali della campagna referendaria, il comitato Basta un Sì, promosso dal Circolo PD a Chiaravalle, ha illustrato le ragioni del sì. All'incontro dibattito hanno partecipato il giurista e vicepresidente della Giunta regionale onorevole Antonio Viscomi, il presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno, il responsabile organizzativo PD Calabria Giovanni Puccio, consiglieri regionali, sindaci e dirigenti PD. Presente alla manifestazione anche Valeria Federi, vicepresidente del Senato della Repubblica. Sì, è una manifestazione questa per, in vista del referendum previsto per il 4 dicembre. Siamo orgogliosi, insomma, di farla qui a Chiaravalle, in quanto è una manifestazione comprensoriale che nasce dal lavoro fatto sia dal circolo PD di Chiaravalle in unione con i circoli PD del comprensorio, proprio perché si è sentita la necessità
di spiegare alle persone, quindi ai cittadini, il perché andare a votare sì, perché è importante in questo momento storico per l'Italia dare un messaggio di cambiamento, rispetto invece a quelli che sono i messaggi spesso distorti che i comitati del no vogliono lanciare. Oggi è importante questa manifestazione perché abbiamo la presenza del vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, che ha deciso come tappa quella di Chiaravalle proprio per l'importanza che Chiaravalle nel comprensorio delle preserre ha. Abbiamo anche il vicepresidente della giunta regionale, il professore Viscomi, un giurista esperto che scenderà nel merito della riforma per sfatare tutti quei falsi messaggi che invece stanno circolando in queste ore di propaganda contro il sì, che invece noi reputiamo di fondamentale importanza in un momento così importante per l'Italia. È importantissimo andare a votare sì il 4 di dicembre perché noi abbiamo bisogno di avere le regioni che sono, siano rappresentate dentro il nuovo Senato, perché a questo punto vuol dire avere anche per la Calabria una possibilità in più per partecipare alle scelte del Paese. La Calabria è parte importante del nostro Paese, vai e vota sì. Ed ora il no, perché votare no con un'altra assemblea che si è tenuta in loco. La libertà non è star sopra un albero e neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. La libertà è partecipazione. Insieme. La libertà. Una straordinaria opportunità questa mattina con un sole bellissimo qui nella piazza principale di Gioia Ionica, un confronto sui temi, sul tema del no al referendum con la presenza di Luciana Castellina, intellettuale, femminista, giornalista, scrittrice, una persona dal grande acume, dalla grande intelligenza, dalla grande sensibilità politica, e siamo stati affascinati nell'ascoltare le parole di Luciana Castellina con un editorio straordinariamente numeroso, attento nel seguire il suo argomentare sulle ragioni del no. Luciana Castellina, Gioiosa Ionica, nella Locride per le ragioni del no. Tanta verve, tanto entusiasmo da parte sua, perché quindi secondo Luciana Castellina è importante votare no? Ma io credo che questa sia una partita decisiva che ci stiamo giocando e non riguarda soltanto l'Italia, ma una tendenza che ormai purtroppo pericolosissima viene da questo processo di globalizzazione, perché si stanno spostando i poteri decisionali dagli organismi democratici che ne facevano l'espressione della sovranità popolare a organismi fuori dal sistema democratico, che sono poteri burocratici e poteri privati delle multinazionali che con una loro iniziativa possono determinare il futuro delle nostre vite. E quindi questo credo che sia importante capire, che ci stiamo giocando una partita su che cosa è la democrazia, perché se la democrazia è soltanto eleggere ogni 5 anni una maggioranza che poi accentra tutto il suo potere nelle mani e ignora quello che viene dalla società, le proposte, le lotte, le proteste che non trovano sbocco, allora diventa davvero pericoloso, quindi il no diventa la condizione per poter riprendere un controllo sul nostro destino. Qualcuno pensava fosse una passeggiata per il sì, invece si sta registrando una grandissima partecipazione popolare, spontanea, sui temi del no e sulle ragioni del no, come forse non avveniva da decenni in questo nostro paese.
Ma io credo sì, sia molto interessante quello che c'è. Io ho girato da Trieste a Basilicata, adesso qua il fondo dell'Italia, e c'è una partecipazione, una ripresa di interesse politico, e si capisce perché la gente si è resa conto che il problema non è tanto ormai di dover scegliere fra questo o quel partito, ma di ridare sangue alla democrazia e quindi al protagonismo della gente, che è stufa di essere, come dire, estromessa dai processi di deliberazione, perché capisce che la democrazia non è qualche garanzia di diritto di libertà individuale. La libertà non sta ad andare su un albero, dice la canzone con la quale abbiamo finito questa manifestazione, ma dice la libertà è partecipazione. Questo lo sta capendo la gente e ritorna a partecipare. Io ritrovo anche tanta gente che ho conosciuto nel passato, quando c'erano i partiti, le organizzazioni, il sindacato forte, e che riscopre anche l'importanza di questo passato, di questa esperienza, di questa tradizione. La libertà e partecipazione. Anche qui danni provocati dal maltempo, situazione critica per 10 famiglie ad Ardore che addirittura rimangono senza lavoro, sentiamo per quali ragioni. Ci risiamo, è proprio il caso di dirlo. Ogni qualvolta il cielo si oscura di nuvole pesanti da queste parti, si sta sempre col fiato sospeso. Ci troviamo ad Ardore, ma nel resto della Locride non v'è differenza. In un territorio violentato da anni di incurie ed abusi di ogni genere, dove anche la manutenzione ordinaria diventa superflua. Ardore è come Bianco, pure Caulonia, ma ripeto, tutto il territorio. I fiumi, dal loro corso deviati, canali di scolo delle strade ostruite da detriti ed erbacce, o peggio ancora tappati da costruzioni abusive. Qui, dove nessuno vigila, nessuno vede, nessuno sa, accade ogni anno. La frequenza alluvionale è ormai ricorrente. Non si ha idea cosa sia l'alluvione in Calabria, scriveva Alvaro. All'epoca pioveva per giorni e giorni. Adesso, perché il maltempo diventi alluvione, basta qualche ora di pioggia intensa. Il clima impazzito dispensa nuvoloni più nere che grigie. La pioggia mitraglia monti e valli, e i diletti delle fiumare impazziscono e portano giù tutto ciò che durante l'anno viene loro regalato dalla mano dell'uomo. Gli argini divelti dalla furia delle acque dello scorso alluvione, era il 1° novembre del 2015, giacevano ancora lì. A distanza di un anno nessuno ha fatto nulla. Lungaggini burocratiche, menefreghismo, tanto al prossimo alluvione forse non ci sarò io su questa poltrona, il pensiero di qualche politico di turno che non aveva probabilmente fatto i conti con il clima impazzito. Qui ancora tutti aspettano il conto presentato per il 2015, lungo e salato, e già si è pronti per una nuova lunga lista. La Verde, Bonamico, Torbido, Allaro, Stilaro, oppure nomi meno altosonanti come Trecarlini, Schiavo, Condoglianni, Lordo. La lista è molto più lunga. Fiumare e torrenti abbandonati a se stessi, dove gli argini cementificati velocizzano le acque e le stesse distruggono ciò che trovano davanti. Questa è la Locride alluvionata, e poi l'altra, senza strade, treni, aeroporti, ospedali. La lista è qui molto lunga. Locride difesa da nessuno. Nessuno e poi nessuno ha interesse per farlo. Il malaffare diffuso oscura tutto. Tornando alle bombe d'acqua, recandoci ad Ardore, non possiamo non cogliere il grido di dolore di 10 famiglie da pochi giorni sul lastrico. Il Trecarlini, piccolo torrente irrequieto che nel dopoguerra cancellò giovani vite umane, quindi straconosciuta la sua forza, lasciato per un anno intero colpevolmente ricolmo di sabbia e pietre portate giù in quel novembre del 2015, oggi ha concluso la sua opera. Meglio prevenire una malattia piuttosto che curarla, è l'urlo del medico sindaco di Ardore, Giuseppe Maria Grenci. In Calabria il malato, purtroppo, è sempre in coma, aggiungiamo noi. Sì, questo come vedete è il torrente Schiavo, all'altezza della via De Gasperi. La grande massa di acqua ha trasportato una vegetazione enorme che c'era a monte dell'impluvio del torrente, e ovviamente questi hanno fatto tappo in questa zona qui, determinando l'esondazione di questo torrente stesso, che poi ha invaso ovviamente a valle tutte le zone che ci sono.
Analoga situazione si è presentata 200 metri più avanti, dove c'è una analoga strozzatura, perché c'è un altro torrente, ma che se non fosse stata per questa enorme quantità di legna e di detriti portati da monte, non sarebbe certamente successo niente. Questo comporta ovviamente tutta una analisi del perché si è verificato, nonostante l'anno scorso questo stesso torrente abbia dato la stessa problematica anche più grave. Questo vuol dire che a monte chi doveva per competenza tenere le aste fluviali controllate e pulite non l'ha fatto. E vedete qui la devastazione che è arrivata attraverso il fiume. Qui prima c'erano delle piante appunto di fiori, non è rimasto assolutamente nulla. Vedete quanto disastro è riuscito a fare il fiume, anche per l'incuria è stato lasciato completamente sporco l'argine, dello scorso alluvione, e di conseguenza il fiume, saltando gli argini che erano rotti in più punti, è entrata in questa azienda, l'ha completamente devastata. Io sono il co-titolare insieme a mio fratello di questa azienda agricola, insomma, che stiamo facendo il servizio. La nostra preoccupazione è per il futuro, perché già la seconda volta, come diceva mio fratello, però se non abbiamo una sicurezza che si interverrà in questo benedetto vallone per fare qualcosa, noi abbiamo pure paura a investire, a continuare a lavorare in questa azienda, perché non possiamo buttare i capitali così e dalla sera alla mattina ritrovarci in mezzo a una strada. Siamo davvero in ginocchio e chiediamo aiuto alle istituzioni. Senti, è vero che avete rischiato la vita per salvare i cani? Sì, effettivamente avevamo dei cani, diciamo, in azienda, io e mio figlio, insomma, ci siamo avventurati in oltre un metro e mezzo di acqua in piena per cercare di salvarli, ce l'abbiamo fatta, almeno questo, diciamo, è andato bene. Prosegue nelle sue inchieste il massmediologo Klaus Davi, e ancora problemi per lui, ancora un'aggressione per il giornalista. Sabato mattina il mass mediologo e giornalista Klaus Davi è stato ripetutamente spintonato e insultato a Gioia Tauro, sotto la villa dell'avvocato Gioacchino Pinovalli, accusato di appartenere all'omonima cosca ed ora libero a seguito della sentenza di assoluzione nel processo 100 anni di storia nel maggio del 2008. Il giornalista era in Calabria per realizzare un servizio sull'omicidio di Ferdinando Caristena, assassinato nel 1990 dall'Andrangheta per mano del clan Molè Mazzitelli a causa della sua presunta omosessualità. Con il suo coautore Alberto Michelotta si è recato sotto l'imponente residenza dell'avvocato per chiedere se si trovasse in casa. Un signore di circa 60 anni ha iniziato a spintonarlo e insultarlo ripetutamente. Sei un pezzo di merda, dai fastidio a questi ragazzi, e così via. Quando la situazione rischiava di degenerare, sono intervenuti gli agenti della Digos, che hanno identificato il sessantenne. La presenza della polizia però non è servita a calmarlo. Ma vediamo il video. Buongiorno. L'avvocato Gioacchino. Di là, di là. No. L'avvocato Gioacchino. Di là, di quell'altro. Lei? No, no, no. Di là. Non sono io, però non mi sta bene. Perché? Perché sono dei bravi ragazzi. Chi? No, chi ha detto il contrario? Lei. Chi? Cosa ha detto? Lei. Cosa ha detto? Glielo dico io. Lei è un piromalli? Io non sono un piromalli, però lei non deve rompere le spalle. A chi le Per non dire altre cose. A chi le conto? A chi? A chi? Non lo so, lei lo sa. A chi le rompo? E non mi faccia incavolare. A chi le rompo, scusi? No, lei lo sa. Ah, no, non e lo non so. E non mi faccia rompere. Adesso ha rotto. Mi dica, a chi ho rotto? Lei a questi ragazzi li deve a lasciare. Quali ragazzi? A quali ragazzi? Questi per me a sono quali? I ragazzi. Li a deve quali? Lasciare in pace. Faccia i nomi. Ha capito? Faccia i nomi. Lei è abituato lei. A fare i nomi. Abbassi non il dito, io. Abbassa il dito. Per favore. E non rompe i coglioni. A chi? Mi dica chi è. A me mi sta rompendo i coglioni. E perché le ha capito? Oh, abbassa il dito. Non alzare la voce. Con me non funziona. Non funziona? No. Glielo faccio funzionare io invece. Sì, gliene do uno che glielo faccio funzionare via, io. Glielo restituisco. Ha capito? Sta rompendo i coglioni. Glielo restituisco. Me lo restituisci? Sì. Ma vediamo se mi restituisci. Sì, certo che lo restituisci. Va a vedere che cazzo deve fare, vai. Chi è? Qual è il problema?
Ma lei si rende conto che sta rompendo i coglioni? Se non mi dice a chi? Ma lei sta, si rende conto che le sta rompendo se i coglioni? Se non mi dice a chi? Mi dica ai signori Piromelli. Oh, metti lei... giù le mani. Oh, metti giù le mani, hai capito? Non ti permettere. Lascia stare. Che c'è? Che c'è? Ah, niente. Metti giù le mani. No, no, lo so. Vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Mi do un momento. No. Perché gli devo dare un nome? Allora, perché questo mi sta rompendo i coglioni. Allora, io mi sono qualificato. Sì. Lei ora si deve qualificare con me. Non mi può dire no perché altrimenti... non mi riprenda, grazie. No, no. Altrimenti che fa? Mi arresta? No. Io faccio quello che mi compete fare. Aspetta, aspetta. Ma ti vuoi vedere che ti gonfio la faccia davanti a... E il bodyguard, chi è? Non lascia perdere. Se lei si pensa, io non ho paura. Denuncia, mi stronzo. Ma chi è? Denuncia. Pezzo di merda. Lei è un pezzo di merda. Tu sei un pezzo, lei un pezzo di merda. Tu sei un pezzo lei, di merda. Lei un tu pezzo sei di un merda. Pezzo lei che... Lei è un pezzo di merda. Moderi le parole, ma di che esempio che dai ai giovani? Ma di che esempio che dai ai giovani? Ecco perché la Calabria è ridotta così, sì. Perché c'è gente come voi. La giusta tua Calabria. Certo, voi, con la che mafia. Parla, che parla della mattina alla sera, che parla della mattina alla sera. E lei male. Cosa fa? Lei parla male. Che cazzo ti ha autorizzato a parlare male della Calabria? Lei parla dalla male. Dalla mia Calabria lei. Tu non puoi lei. Parlare male. Dalla sua Calabria, perché sì. L'ha comprata. Sì. L'ha comprata. E l'hai comprata tu? No, però io faccio il mio lavoro. Te ne do uno. No, e te lo restituisco, pensa che ho paura di sì, lei. Altro record negativo per la Calabria è quello in fatto di nascite. Sentiamo i numeri in questo servizio. Sempre meno nascite in Calabria, popolazione in diminuzione e presenza straniera non abbastanza radicata per poter coprire i vuoti. Lo dicono i dati dell'Istat che ieri ha presentato il dossier sulla natalità e fecondità in Italia. Il dato conferma nettamente la tendenza alla diminuzione della natalità. Rispetto al 2008, infatti, ci sono 91 nati in meno. La ragione, secondo l'Istat, sta principalmente nelle coppie di genitori, entrambi italiani. Per loro i nati scendono a 385.014 nel 2015, oltre 95.000 in meno negli ultimi 7 anni. In Calabria la questione è doppiamente complessa, perché a fronte di un calo che ha raggiunto i minimi storici dal 2002 delle nascite, c'è anche da segnalare una drastica diminuzione della popolazione residente dalla metà degli anni 90 ad oggi. Il risultato, almeno per la nostra regione, è che si è passati da un meno 20% di nascite nel periodo 1995-2008 ad un meno 9% dal 2008 al 2015. In totale, lo scorso anno, sono nati 16.376 bambini. Nel 1995, invece, le nascite sono state 22.632. Siamo dunque al minimo storico iniziato nel 2002. Ed eccoci all'editoriale, siamo alle 10 righe di Enzo Romeo. Buon martedì a tutti. Ormai siamo al rush finale per il referendum, vincerà il sì, vincerà il no, questo ovviamente lo scopriremo solo seguendo le diverse dirette elettorali che ci saranno. Resta un fatto, dopo il referendum cosa accadrà in Italia? Vincerà il sì, ci sarà questa riforma costituzionale, i poteri saranno diversamente distribuiti, con un maggiore impegno da parte del governo nazionale, quindi in qualche modo saranno svuotate di alcune importanti funzioni le regioni, ma questo è solo un dettaglio, il CNEL non ci sarà più e via discorrendo. Vincerà il no e tutto resterà com'è, in attesa poi di una riforma che alla fine tutte le forze politiche
vogliono assolutamente fare. La riforma costituzionale, per quanto la nostra carta costituzionale sia la più bella del mondo, probabilmente va fatta, qualcosa va sicuramente rivista. Peraltro molti tra coloro che sono a favore del sì dicono che la prima parte resta intatta e solo nella seconda parte della nostra carta costituzionale che arriveranno le modifiche. Però, dicevo, prescindendo dalla vittoria del sì e del no, c'è una legge elettorale che va comunque rivista, perché francamente da giornalista capita insomma di ascoltare voci, questa è una delle principali attività che si fanno, e la gente è stufa di vedere i parlamentari nominati. Quindi bisogna tornare alla espressione di un popolo che sceglie i suoi rappresentanti. Però al di là di questo c'è altro da dire, perché in questi giorni, soprattutto in questi mesi, questo referendum ha avuto una centralità, non poteva essere diversamente, ma ricordiamo anche che costa all'Italia, se non vado errato, 300 milioni di euro. Ora non vorrei dire una castroneria, ma mi pare proprio che questo sia il costo. Ovviamente resto in attesa di eventuali rettifiche. Una cifra astronomica che stride poi con le difficoltà quotidiane, perché bisogna andare in giro, stare sul marciapiede, lo fa il cronista, ma lo fa anche il professionista che si ritrova magari a dover fare spesa. Guardate, la situazione è veramente terribile. Dopo il referendum si vorrà una volta per tutte pensare a cosa fare per coloro che stanno davvero in situazioni non di indigenza, perché l'indigenza comincia ad essere un obiettivo molto vicino per tantissimi milioni di italiani, per fare qualcosa appunto che eviti la povertà assoluta ai tanti. Le pensioni sociali a 436 euro, a 460 euro non sono nulla, e c'è gente che deve giocare di calcolatrice, se ce l'ha, per vedere se può acquistare una busta di latte o magari un'acqua minerale, una bottiglia d'acqua minerale in più. Ecco, le emergenze della cosiddetta microeconomia sono queste. In uno Stato, in un equilibrio nazionale, non esiste solo la macroeconomia. Volevamo dire solo questo. Ci rivediamo domani, grazie.